sono quelle. Ah, sì, si riconosce. Dicevo, l'ultima domanda è proprio sull'Arduino Camp di oggi, no? Cioè, volevo sapere appunto qual è la finalità dell'Arduino Camp. Ti spiego, ho visto ad esempio che su internet avete chiesto la collaborazione di, la partecipazione di insegnanti, di gente del mondo della scuola, no? È un altro dei vostri progetti, immagino, per conquistare il mondo. Perché io mi sono immaginato il vostro team, non so se è presente, cartone animato del Mignolo col prof. Cioè, mi immagino il tuo team che ti dice: cosa facciamo questa sera, Massimo? E tu rispondi: quello che facciamo tutte le sere, tentiamo di conquistare il mondo. No, in realtà io non credo che noi vogliamo conquistare il mondo, però in qualche maniera abbiamo cercato per diverso tempo di produrre dei sistemi che rendessero la vita più facile alle persone, e il nostro obiettivo principale era quello di spiegare che la tecnologia non è così complessa come te la vogliono spiegare, e che in realtà producendo le piattaforme giuste, spiegando le cose nel linguaggio giusto e cercando sempre in maniera sempre più sempre intensa di trovare delle soluzioni migliori, delle soluzioni più semplici, di parlare in un linguaggio sempre più accessibile, tu puoi rendere le persone invece che fruitori della tecnologia, collaboratori, produttori, creatori. Cioè il mio obiettivo è quello che io non voglio che la tecnologia si trasformi in una cosa come la televisione dove tu stai lì e guardi. Guarda e basta, non è interattivo. Stai lì e ti rimbambisci di cose che guardi. Per cui in qualche maniera il mondo del gadget, no, dove tu ti compri l'ultimo iPad, l'ultimo telefono, è un po' un modo passivo di fruire dove tu sei lì a rincorrere. Non fai niente, tu sei lì, prendi cose che hanno fatto altri, non sai bene come funziona, non sai che cos'è. Ma più che altro la questione è che tu, io credo nel fatto che le persone devono, se le persone sono in grado poi di creare, in realtà si rendono più libere, nel senso che se sono in grado di costruirsi delle cose, non sono dipendenti da qualcuno che gliele fornisce. Chiaro che poi non è mai possibile farle in maniera perfetta, però questo secondo me è particolarmente importante per quanto riguarda i bambini, insomma, le persone più, i bambini, i ragazzini, perché secondo me appunto è importante che non vengano abituati a vivere le cose in maniera passiva, anche perché il mondo ce n'è molto bisogno, ti dico. Dall'esperienza che ho dalle scuole c'è molto bisogno. Secondo me appunto c'è questo problema fondamentale, che noi non possiamo entrare in un mondo in cui i ragazzini crescono pensando che io uso il computer, mi arriva il computer, io lo uso come se fosse un televisore, e se le cose che ci sono lì ci sono, funzionano quello e io non creo nulla. Mentre una delle cose molto belle del web è che tu vedi anche ragazzini di 13-14 anni che fanno dei siti web spettacolari, perché la tecnologia è aperta, non ci vogliono tool particolari, no? Se tu sai usare il notepad sai fare i siti web, per cui da questo punto di vista però c'è gente che si è creata dei lavori che sono pagati molto bene, perché sono impadroniti di queste conoscenze, grazie alle conoscenze che hanno trovato su internet, per cui da questo punto di vista io credo in questa cosa qua. Poi Arduino è un metodo per fare una delle mille cose che bisogna fare in quell'ambito lì, non è detto che sia l'unica cosa che si possa fare per risolvere quella situazione. Per cui le scuole per noi sono un interessante, diciamo, il tentativo è proprio di far entrare Arduino nelle scuole proprio per liberare in certo senso gli studenti, soprattutto più che i professori, gli studenti, da quest'ottica dell'insegnamento, si dice, diretto, no? Cioè così è, così rimane, ti impari questo testo a memoria. Perché questo in realtà è sbagliato. La cosa interessante è che appunto noi nelle scuole di design tendenzialmente insegniamo in questa maniera, cioè nel senso che diamo agli studenti dei temi e loro devono sviluppare dei progetti su questi temi e noi valutiamo i progetti che realizzano. Poi quindi imparare cos'è una resistenza, cos'è un LED, è una cosa che, come posso dire, viene dopo, no? Viene come strumento per arrivare, esatto, al risultato. E questa cosa qua secondo me è un modo importante di immaginare l'insegnamento, perché è un insegnamento che privilegia la creatività, mentre il problema è quando tu hai degli insegnamenti che privilegiano l'imparare a memoria delle cose, dove tu, no, la cosa che io proprio non sopportavo quando facevo l'università, infatti io non ho neanche finito perché proprio non sopportavo il sistema che funzionava in ingegneria, che non solo tu non dovevi imparare le cose, tu dovevi imparare quello che diceva il professore, però dovevi imparare il modo in cui se lo voleva sentire dire lui. Per cui tendenzialmente cosa facevi? Non facevi altro che, no,
tu andavi lì non per imparare, ma andavi lì per passare l'esame. Sì. Allora, questo punto, se ti può consolare, funziona così anche da altre parti. Ma assolutamente, però quello lì è un problema, diciamo così, fondamentale dell'insegnamento, che noi non possiamo lavorare su insegnare alle persone senza nessun elemento di creatività. Cioè questo, beh, ci sono delle diverse persone che devi imparare a ragionare, no? Se no abbiamo le fabbriche di idioti, no? Ma non lo sarei sì, no, però quello che penso io comunque è che noi dobbiamo stimolare le persone ad essere creative, però decidere di non creare nulla. Però perlomeno deve la possibilità di pensare. È chiaro che dire che la gente deve pensare con la propria testa, deve essere creativo, è chiaramente una cosa che non va bene nel mondo, diciamo, come funziona adesso, perché poi diventa complesso da gestire un mondo di gente che pensa. Però voglio dire, da un altro punto di vista, secondo me bisogna dare questi strumenti. La scuola è un posto dove si possono fornire degli elementi. Secondo me la scuola funziona sempre in questa maniera, specialmente in Italia, dove ci sono dei professori bravi che hanno delle idee, che sperimentano, che creano, cioè, e che inventano delle cose. Cioè, alla fine io mi sono inventato Arduino, quando io faccio metà a fare il professore, mi sono inventato Arduino, che era contrario alla logica, perché gli altri professori cosa fanno? Prendevano prodotti che esistevano già e li implementavano, perché chi vuole la rottura di palle di mettersi lì a creare una nuova piattaforma, dover convincere la gente a usarla e fare tutte queste cose qui, no? È una rottura di scatole immensa. Chiaramente chi ha voglia di farlo? Poche persone. Però io sono stato fortunato, perché quando io ci andavo all'ITIS avevo dei professori così, cioè il mio professore di elettrotecnica, col quale io è stata la prima persona che mi ha dato un lavoro il giorno che mi sono diplomato, essenzialmente era uno che sperimentava, innovava, provava, quando ci mancavano gli strumenti se li costruiva lui, no? Per cui da questo punto di vista è chiaro che se tu stai in un mondo di gente che quando una cosa non c'è se la inventa, hai una mentalità completamente diversa. Mentre il problema è che adesso ci sono delle mentalità, perché quando c'è una cosa che non c'è te la compri, se non la puoi comprare aspetti che puoi comprare, no? E è chiaro che però questo qua secondo me si aggancia a qualcosa un po' più lungo da fare adesso, che è chiaro che c'è un mondo di gente che è abituato che quando non c'è una cosa se la costruisce, se la inventa, se la fabbrica, se la scopre, è ovvio che poi crei un mondo di gente che crea piccole aziende, che ha idee, che sviluppa, che fa ricerca tra virgolette, queste cose qua, e è chiaro che questo non può che far bene a un paese come l'Italia, che comunque è dimostrato nel passato di avere tanta gente. Ci ricordava anche Montalcini in una recente intervista. Un paese che ha la potenzialità, ha la testa, ha le teste, solo che spesso non le usano. Ti ringrazio proprio perché abbiamo bisogno di un progetto come questo. Infatti secondo me la questione è che purtroppo in questo momento in Italia c'è un clima particolarmente, diciamo, però noi come abbiamo fatto con Arduino siamo partiti da zero, influenzando 3-4 persone, che quelle in maniera virale, speriamo che anche nella scuola ci siano persone molto intelligenti lavoriamo, stiamo creando questa piattaforma che presentiamo oggi, che è una community per i professori che usano Arduino, per cercare appunto di stimolare quelle persone che lavorano, che insegnano a scuola ad adottare queste piattaforme. Poi voglio dire, l'Arduino c'ha il vantaggio che se qualcuno si vuole comprare l'Arduino originale, diciamo, se la può comprare anche cinese, clonata, spende anche magari di meno. È chiaro che se sei una scuola italiana sarebbe bello che tu comprassi una scheda fatta in Italia per cercare di aiutare in qualche maniera, no? Far capire, anche per far capire che non è vietato fare tecnologia in Italia e che non è impossibile, è molto difficile perché comunque le condizioni di come funzionano in Italia rende molto più difficile fare queste cose qui che in altri posti. Chiaro che se tu in un altro paese è molto più facile fare queste cose. Nel frattempo ci dobbiamo organizzare con quello che abbiamo, però è possibile, contro ogni logica è possibile. Grazie, allora vuoi aggiungere ancora qualcosa? No, spero che questa cosa qua. Un saluto al gatto a casa, no? No, direi che sono contento che siamo riusciti, grazie all'aiuto di Alien, perché siamo riusciti a organizzare questo evento, che essenzialmente è uno spazio dove vogliamo fornire qua. Ci sono scritte 200 passa persone che vengono qui e che vedono, che si vedono l'un l'altro di persona, perché alla fine comunque nella maggior parte dei casi con Arduino la gente si incontra online.
abbiamo in realtà usato questo prototipo per capire come si fa a organizzare un evento come questo, in modo da poter costruire dei template che possiamo mettere su internet, la gente vuoi farti il tuo Arduino Camp, qua ci sono le istruzioni per farlo, qua ci sono, che ne so, se vai qui ti puoi prendere gli adesivi, le cose, tutto quello che può servire, qui c'è la pagina web che usiamo per registrare le persone che vogliono venire, cioè in qualche maniera vogliamo sperimentare noi per poi dare le istruzioni ad altri come fare i loro eventi, che poi da solo il tuo Arduino Camp, no? Che portano poi localmente a creare dei gruppi di utilizzatori. Perché abbiamo visto che i gruppi di utilizzatori di Arduino, per esempio a New York, hanno fatto degli spazi di incontro, hanno fatto delle cose bellissime, hanno prodotto per esempio quelli che hanno realizzato la MakerBot che c'è qui, sono gente che prima si incontravano per fare delle cose assieme con Arduino e poi hanno detto ma mi piace l'Arduino, anche a me quello, tanto fa, e hanno fatto quella stampante che ha dentro un Arduino. Grazie mille, Massimo. The same old story you wear.